Victoria, Maria, Albert, Succub, Giusefina sono i nomi dati a delle mummie scoperte in Perù che hanno sollevato un gran polverone e una gran curiosità, perché per loro dimensioni e caratteristiche non sembrano appartenere ad alcuna specie conosciuta, tantomeno a quella umana. In una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming, il team di ricercatori impegnati a far luce su questo mistero ha esposto i primi risultati preliminari delle indagini e i risultati sono a dir poco sconcertanti. I ricercatori hanno mostrato fotografie, radiografie, TAC ed esami di laboratorio e documenti che sembrerebbero comprovare il dato più sorprendente. Questi reperti sono autentici, non manipolati né realizzati da abili falsari. Si tratterebbe quindi di cadaveri antichi e reali, per quanto così anomali, formati da ossa, tendini, legamenti, pelle ed organi interni disposti in modo naturale, in modo coerente rispetto all'anatomia. Secondo i medici che li hanno esaminati, è altamente improbabile, se non impossibile, che siano stati ricostruiti come una specie di puzzle utilizzando parti di animali o di esseri umani deceduti. È stato inoltre confermato che tutti i reperti provengono dallo stesso luogo, una misteriosa tomba trovata nel deserto di Nazca, di cui però si ignora l'esatta posizione. Ma tornando alle mummie, abbiamo Vittoria che è priva di testa, seduta con le mani, che hanno tre dita, appoggiate sulle ginocchia e con arti lunghi e sottili. Giusefina è molto simile alla mummia Albert, ma non identica, come avviene in natura per i singoli individui appartenenti ad una stessa specie. Comunque, il dottor Zalce ha spiegato che Giusefina presenta una placca metallica nel petto e tre uova poi risultate autentiche nel ventre. Le costole appaiono sollevate come avviene nei corpi femminili durante una gravidanza e anche il bacino risulta più ampio rispetto a quello dell'esemplare maschio. La presenza delle uova e l'assenza di ghiandole mammarie, la struttura della pelle, oltre alla particolare conformazione della testa dei femori, ha spinto il biologo della Cruz Rios ad un'azzardata affermazione, e cioè che queste mummie alte 60 centimetri non sono mammiferi, ma sembrano appartenere alla famiglia dei rettili, malgrado il loro aspetto sia più simile all'uomo che alle lucertole. Per spiegare come si muovevano, le ha paragonate a un Velociraptor, il dinosauro estinto 70 milioni di anni fa, in grado di camminare e correre sulle zampe posteriori. Come se non bastasse, procedendo nella spiegazione anatomica, fisiologica e biomeccanica dei reperti, il perito forense Zalce ha sottolineato che siamo di fronte ad almeno due specie diverse perché Maria ha caratteristiche peculiari che la rendono più antropomorfa, più umanoide. Il cranio è allungato, ma non per una deformazione volontaria o per una malattia nota. Inoltre ha orbite oculari ampie e circolari, narici praticamente assenti e nessun padiglione auricolare. Per numero e conformazione, le vertebre e le costole sono diverse da quelle umane e presenta delle mani e dei piedi del tutto insoliti. Le mani sono formate da tre dita molto lunghe e affusolate, composte da cinque falangi che si innestano direttamente nell'articolazione del polso, non aveva dunque un palmo. Lo stesso discorso vale per i piedi, privi della pianta. Nonostante questo, secondo il dottor Zalce, poteva camminare e poteva afferrare gli oggetti, pur non avendo il pollice. Maria, inoltre, era alta circa 1,68 m. L'esame a radiocarbonio utilizzato in ambito scientifico per datare resti biologici ha offerto risultati sorprendenti. I corpi o le parti di corpo analizzati ci dicono che Maria viene collocata
tra il 248 e il 390 d.C., a differenza di Vittoria che invece sarebbe vissuta verso l'anno 1000. A permettere il perfetto stato di conservazione di queste mummie è la polvere di cui i reperti sono ricoperti, terra di diatomee, un residuo fossile di origine marina, ricco di calcio e silicio, e tra le sue caratteristiche c'è la funzione batterica e insetticida. Questo elemento, insieme a un clima molto secco dell'area di Nazca, ha impedito la putrefazione dei cadaveri, conservandoli perfettamente. Le mummie di Nazca, definite tridattili proprio perché hanno tre dita, pare che si dividano in due razze completamente distinte. Una alta all'incirca 1,68 m con caratteristiche ibride molto simili all'Homo sapiens, e un'altra razza alta solo 60 cm con caratteristiche uniche mai incontrate prima. Gli esami fatti comprendono un'analisi chimica fisica della pelle che ne ha determinato una composizione a base di cheratina senza dotti sudoriferi, quindi una struttura molto simile a quella dei rettili. Il test del DNA sulla razza più piccola testimonia che ha una genetica simile a quella di antichi dinosauri, vissuti 200 milioni di anni fa, mentre la seconda razza ha un DNA ibrido affine all'Homo sapiens, ma soltanto per il 25-30%, mentre la restante parte è sconosciuta. A questi esami sono stati affiancati radiografie e una tomografia a 16 sezioni, che ha dimostrato che la struttura interna è armoniosa e non manipolata o assemblata in alcun modo. Questi esami dell'interno degli esseri, soprattutto quelli della razza piccola, hanno dimostrato caratteristiche uniche, differenti da qualsiasi essere vivente mai visto prima. Una razza che potrebbe essere catalogata come rettile umanoide, con riproduzione ovipara, pelle affine a quella dei rettili, ossa cave simili a quelle di alcuni sauri e uccelli. La spina dorsale e le costole circolari hanno una struttura singolare che ricorda in parte quella delle tartarughe. Comunque, come già precedentemente detto, ciò che accomuna queste due specie è che tutti gli esseri hanno tre dita senza pollice opponibile. Comunque, tutto ciò è talmente incredibile che in molti sono convinti che si tratti soltanto di un'immensa frode, un grande inganno creato ad arte dagli quagueros, dei tombaroli locali che fanno soldi vendendo a ingenui collezionisti stranieri false testimonianze del loro lontano passato. Proprio uno di loro, noto con il nome di Mario, avrebbe trovato questo insolito tesoro in una caverna, in un luogo non ben identificato, vicino a Nazca, luogo famoso per i disegni giganteschi visibili soltanto dall'alto. Comunque, stando al racconto di Mario, nel 2015 avrebbe scoperto per caso una tomba stipata da corpi interi, per la maggior parte di piccole dimensioni, e alcuni dei quali acefali, quindi privi di testa, e di singole parti del corpo, quindi crani, mani, decine e decine di resti biologici che in gran parte sono finiti sul mercato nero dei trafficanti di archeologia e che hanno destato l'interesse di molti ricercatori. Ed è proprio così che si è creata un'equipe di indagine che ha coinvolto medici, forensi, biologi, dottori con varie specializzazioni del centro e del Sud America, e perfino il fisico russo Konstantin Korotov. E le analisi che sono state affidate a laboratori americani e russi hanno dato dei risultati sì sconcertanti, ma a volte discordanti. Comunque, alla fine, da quel 2015, data del ritrovamento di queste mummie, una risposta certa ancora non c'è. A tutt'oggi resta un enigma. Quello che voglio sapere da te è se ritieni che sia possibile che altri esseri diversi da noi siano esistiti sulla Terra, oppure è tutta una truffa ben orchestrata. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti.
Lo sai, ci tengo. E se vuoi supportarmi, lasciami un bel like. E se non sei iscritto, iscriviti a questo canale. Io te ne sarò molto grata. In ogni caso, come sempre, ci vediamo molto presto nel prossimo video.